Cari studenti, oggi proviamo a fare un focus sul libro del Deuteronomio in particolare, ma in realtà questo sarà un focus che riguarderà in generale il Pentateuco in maniera un pochino più complessiva, perché all'interno di questo focus ho provato a condensare alcune chiavi di lettura veramente importanti. Ora che la vostra lettura del Pentateuco è arrivata al termine, quindi ne avete potuto assaggiare la struttura dei singoli testi, averne potuto assaporare alcuni brani in esegesi, aver potuto comprendere attraverso focus specifici sui singoli testi le particolarità, almeno alcune di questi bellissimi testi che fanno parte della Torah, oggi proviamo a mettere una specie di cappello a tutto il Pentateuco. Partiamo quindi parlando di Deuteronomio e il suo codice. Quali chiavi per poter leggere una parte così importante? Allora, innanzitutto, per cominciare questo focus, ho bisogno di richiamarvi alcune questioni che invece riguardano nello specifico la storia del popolo di Israele. Perché dico questo? Perché se non si ha ben chiaro quelli che sono i punti fermi per cui il popolo di Israele poi farà questa riflessione così importante sulla sua storia, al punto da definirla una storia di salvezza, guidata quindi dall'intervento di Yahweh nel corso della sua storia, noi non abbiamo ben chiaro lo sguardo con il quale gli agiografi hanno poi scritto questi testi. Alcune date importantissime. Il 721 a.C. è il primo grande 11 settembre. Perché? Perché cade Samaria, cade la capitale del regno del nord. Quindi i due regni che si erano venuti a creare, il regno del nord e il regno di Giuda, avevano due capitali distinte, Samaria da una parte e Gerusalemme dall'altra. Cade Samaria. Cade sotto la mano Assira, quindi c'è un primo evento traumatico che il popolo di Israele vive e quindi dobbiamo tenere presente sempre questo ha come prima data il primo grande evento devastante per questo popolo. Inoltre, Sennacherib, sempre re Assiro, arriva anche a invadere il regno di Giuda. Non cadrà Gerusalemme sotto mano Assira. Sappiamo bene che la caduta di Gerusalemme è spostata nel 586 a.C. per mano di Nabucodonosor e dei babilonesi. Quindi noi abbiamo due date che segnano un po' il ponte: la caduta di Samaria prima e la caduta di Gerusalemme dopo, e quindi l'esilio. Nel mezzo cosa c'è? C'è il tentativo sotto la grande spinta di Giosia di riformare la struttura sociale. Perché? Perché il popolo che si era disperso e che comunque sentiva la pressione di questi popoli che comunque stavano intorno, gli egiziani, gli assiri, i babilonesi e tutto sommato gli israeliti erano pochi, un popolo che rimaneva piccolo in mezzo a questi giganti, bene, trova nelle riforme per riorganizzare il tessuto sociale la sua unità. La riforma di Giosia è certamente la più importante, proprio per l'identità del popolo. Ovviamente, per poter operare questa riforma, di necessità vi è una centralizzazione della giustizia e anche del culto a Gerusalemme, perché Gerusalemme che non cade resta come punto di riferimento poi per tutto il popolo di Israele. Ecco quindi come la storia
storia segna pesantemente quella che è la trasmissione poi dei testi. Quindi passiamo da una prima visione più antica, che è quella che noi ritroviamo per esempio dentro molte parti del libro dell'Esodo, quindi una tradizione legata ancora ai capi di famiglia, ai villaggi. Abbiamo via via che la storia va avanti, per esempio nella tradizione deuteronomista, alcune significative riforme che riguardano una centralizzazione di chi amministra la giustizia o per esempio il culto. Ovviamente al termine di tutto questo e dopo l'esilio, quindi quando Ciro consentirà ai superstiti di tornare a Gerusalemme, si avrà l'ultima grande azione del popolo di Israele, dove fondamentalmente nella Gerusalemme che vorrà ricostruire non si tenterà tanto di fare una cosa nuova, ma di recuperare nel passato e nella storia passata e nelle leggi che hanno creato e che sono state il fondamento del popolo di Israele, quella che è l'identità del popolo. Ecco comunque, ecco quindi la tradizione sacerdotale e quindi il libro del Levitico. Adesso si può comprendere molto meglio quello che noi abbiamo letto dentro i singoli testi, nella successione degli eventi che narrano, ma non nella successione della loro redazione, testuale. Ok? Quindi, benché tutta l'opera del Pentateuco si concluda molto tempo prima rispetto alla prima parte del Pentateuco che viene messa per iscritto, noi alla fine abbiamo consegnato un blocco di cinque libri che vanno a costituire la legge, dove la successione degli eventi è raccolta in maniera storica nel loro svolgersi, ma la redazione di questi libri non è l'ordine cronologico con il quale noi leggiamo il Pentateuco. Questo è certamente uno degli scogli più grandi che noi abbiamo quando leggiamo questi testi, che da noi sono così distanti temporalmente e anche distanti dalla nostra mentalità, perché l'opera del Pentateuco non è né cronachistica di dirci come si sono svolti gli eventi, ma neanche quella di essere semplicemente il racconto asettico di quello che qualcuno ha raccontato. No, no, c'è qualcosa di più. Oggi proviamo a mettere un punto fermo facendo il focus su una cosa in particolare ed è questa. Cosa ci dicono i codici che sono contenuti dentro il Pentateuco? In particolare i codici che noi abbiamo disseminati sono tre, e questi tre codici, di cui appunto facendo il focus su Deuteronomio volevo sottolinearne l'importanza proprio di questo codice in particolare, ci raccontino qualche cosa di diverso. Anzitutto, quali sono i codici? Tre codici importantissimi: codice dell'alleanza, Esodo 20, 22, 23, 33. Questo è il primo confine, codice dell'alleanza. Poi c'è il codice deuteronomico, è la parte centrale del libro di Deuteronomio. La parte finale racconta gli ultimi eventi di vita di Mosè. Quindi da 31 in poi ci racconta appunto l'ultima parte della sua vita. Poi c'è il codice di santità, di cui abbiamo già sentito parlare quando abbiamo fatto il libro del Levitico, ed è la parte 17-26 di Levitico. Quindi ci sono tre codici nel Pentateuco. Questi tre codici ci dicono
una cosa importantissima. Da una parte sono raccolte di leggi, quindi sono codici alla maniera linguistica, quindi sono raccolte vere e proprie di testi normativi. Ma cosa dicono questi tre codici? Ci dicono che la legge di Dio, che è raccolta dentro queste raccolte di leggi, scusate il gioco di parole, esprime una teologia in un certo momento storico. Una teologia, un'idea di Dio e quindi anche un'idea di popolo. Ecco perché nel fare il focus su questa parte ultima del Pentateuco mi piace riprendere anche gli altri, perché così ora che avete letto tutto il Pentateuco potete comprendere più facilmente quello che mi piacerebbe che voi percepiste come una grandissima ricchezza di questi testi. In realtà il Pentateuco e i codici sono una lettura religiosa della storia, per cui a seconda del tempo storico in cui un certo testo ha redatto quelle leggi, cioè quel testo riporta quei codici, quindi ci sono dei testi normativi specifici. Bene, quelle leggi sono state scritte non soltanto perché c'era bisogno di una norma specifica per questo o quell'altro problema, ma perché vi era un'idea religiosa di Dio che a seconda del tempo storico nel quale il redattore ha vissuto, ha fatto trasudare nello scritto un aspetto piuttosto che un altro. Allora, in questa parte conclusiva del vostro studio sul Pentateuco, mi è sufficiente che voi teniate presente i quadri generali dei tre codici, di modo che andando indietro e rileggendoli veramente ne possiate comprendere ora la straordinarietà. Cominciamo quindi con il codice dell'alleanza. Il codice dell'alleanza dei tre codici è il più antico. È il più antico perché è contenuto dentro il libro dell'Esodo e va bene, ci parla certamente contestualmente dell'uscita dall'Egitto del popolo di Israele per mano di Mosè e dell'alleanza che quindi viene fatta al Sinai. Poi dopo il codice dell'alleanza abbiamo anche tutti i problemi che riguardano il vitello d'oro, eccetera eccetera, ma le leggi che sono contenute dentro questo codice ci fanno capire alcune caratteristiche. Allora, anzitutto che il Dio che è previsto dal codice dell'alleanza è un Dio con il quale si stipula una berit, quindi questo è il termine ebraico, sulla falsariga di quelli che erano i contratti di vassallaggio del tempo, un po' quelli alla modalità assira. Quindi questi sono i patti, tu li rispetti, io li rispetto, tu sei il mio popolo, io sono il tuo Dio. C'è una specie di mutuo scambio dove l'impressione che sta sotto è esattamente quella di una giustizia amministrata da capi di famiglia, dove il padre di famiglia, il capo, il responsabile di un certo villaggio stipulava con i capi di altri villaggi patti, quindi alleanze che erano fondate sul rispetto da entrambe le parti di quello che era il patto, le condizioni che erano scritte qui sopra. Quindi la società che ci sta sotto
È la società dove i due regni erano divisi, nel regno c'erano diversi capi famiglia che vivevano pressappoco in pace, ma comunque distribuiti lungo il territorio che possiamo immaginare della terra promessa, laddove appunto erano arrivati dopo la morte di Mosè. Cosa che viene raccontata al termine del Pentateuco. Ecco perché dico che il codice dell'alleanza presuppone una questione importantissima, il fatto che il popolo, quando non rispetta le leggi, subisce, la conseguenza dell'essersi allontanato da Dio. Vi è quindi una lettura della storia molto precisa. Quindi Dio, Yahweh, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, che ti ha fatto attraversare il deserto, che è stato per te, ha stabilito delle leggi e se tu non le rispetti, hai poi bisogno di chiedere nuovamente che lui ti assista. Ecco, questa è una teologia che ci sta sotto, quindi in qualche modo le divisioni che si potevano creare, dentro le quali si potevano inserire eventualmente stranieri che potevano arrivare e distruggere, sono basate su una mancanza di coesione e di unità. Cosa? Che vuole essere rafforzata dal codice deuteronomico. Quindi, dopo che cade Samaria e abbiamo la riforma di Giosia, vi è questo tentativo di unificazione. Si centralizza Gerusalemme molto, sia l'amministrare la giustizia, sia il culto vero e proprio, e quindi Sennacherib era arrivato anche nel regno di Giuda, quindi insomma è importante trovare l'unità. Quindi l'unità è più importante di ogni altra cosa. E dove la trovano l'unità? La trovano andando a pescare nella memoria in tutti quegli eventi da non dimenticare. Deuteronomio è una forte catechesi che ricorda da dove Israele è venuto, quindi la sua radice, la sua scelta, la terra che gli è stata data perché Dio ha voluto così. Ecco, quindi diventa il sottofondo per il quale il codice deuteronomico poi prenderà questo ampio spazio dentro il testo, perché è importante ricordare da dove siamo venuti. Quindi il codice deuteronomico sono una serie di leggi che improntano la loro efficacia sul considerarsi un popolo uno, un popolo uscito dall'Egitto grazie all'intervento di Dio che ha donato quindi la terra. Ecco, questa è la sfumatura con la quale il redattore deuteronomista scrive questa parte. Il terzo codice, che è il più recente dei tre, che è il codice di santità, e che risente quindi della distruzione poi anche di Gerusalemme, quindi il secondo evento devastante che addirittura fa crollare quello che sembrava imprendibile, cioè l'unificazione del tempio, dovrà riportare tutto al cuore di Israele rispetto a tutte le nazioni, cioè Israele è separato, è santo perché Dio lo ha reso santo, e vi è tutta questa idea di separazione di popolo rispetto alle nazioni, il focus che avevamo fatto sulla santità, dove la santità viene comunicata alle cose, al tempo, alle persone, agli animali, addirittura per poterli rendere sacri. Ma la cosa importante è che l'osservanza scrupolosa delle leggi
e del culto, quindi questa azione che si perpetua dentro il tempio ad ogni ora e che scandisce i giorni, le feste, fa sì che Israele trovi la sua identità dentro il culto, che non è mera ritualità, assolutamente, è ciò che fa di Israele un popolo. È chiaro che quindi ora andando a rileggere Levitico e avendo in mente questa successione teologica della storia della salvezza sarà un pochino più chiaro riuscire a mettere in fila le diversità e le caratteristiche. Per quanto invece ci riguarda, credo che sia fondamentale arrivare a una possibile sintesi, e la sintesi che ho scelto di proporvi al termine di questo accenno a come i tre codici dialoghino fra di loro e facciano vedere Dio in una maniera un pochino diversa, se non altro perché nella successione delle avversità che Israele ha subito, quindi prima la divisione, prima cade Samaria, poi si prova a fare la riforma, ma Gerusalemme c'è ancora, poi cade anche Gerusalemme, c'è l'esilio, si torna a Gerusalemme, si cerca di ricostruire. Quindi questa è la vicenda storica che sta sotto la redazione del Pentateuco, cioè come posso dire, la sottende, vi sono invece delle evoluzioni che nei codici si trovano. Quindi si passa da una società di carattere familiare a una società molto più strutturata, dove i funzionari del re, dove il sacerdote, dove i leviti acquistano sempre di più dei compiti perché identificano l'organizzazione di uno Stato, benché nel Pentateuco si parli di storie molto prima che qualcuno poi scriva questi testi, perché questi testi riguardano una storia che si è conclusa da secoli quando si comincia a scrivere il Pentateuco. Ve lo ricordo perché noi leggiamo il Pentateuco con due orecchie. Da una parte ascoltiamo la storia che il Pentateuco narra, dall'altra ascoltiamo la storia che il redattore storico ha vissuto mentre racconta ciò che è stato tramandato. Queste sono le due anime di Pentateuco, che sono ben sintetizzate con la chiusa del libro del Pentateuco, che è Deuteronomio. Il capitolo che vi propongo, del quale voglio soltanto dirvi due cose, è il 30esimo. Dal 31esimo c'è il racconto, il cantico di Mosè e il racconto degli ultimi giorni di Mosè, che appunto, vi ricordo, non entra nella terra promessa. Ma Deuteronomio capitolo 30, vi ho posto soltanto i primi 10 versetti perché trovo che qui abbiamo un concentrato che ci consente di fare una sintesi quasi teologica, perché questo in definitiva è la chiusa di tutti e 5 i libri, perché posto Deuteronomio a conclusione, così come abbiamo letto in principio, cioè abbiamo letto la Genesi in apertura, Deuteronomio lo leggiamo in chiusura. Quando tutte queste cose che io ti ho poste dinanzi, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate su di te e tu le richiamerai alla tua mente in mezzo a tutte le nazioni dove il Signore tuo Dio ti avrà scacciato, se ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua voce, tu e i tuoi figli con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima, secondo quanto oggi ti comando, allora il Signore tuo Dio farà tornare i tuoi deportati, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo da tutti i popoli in mezzo ai quali il Signore tuo Dio ti aveva disperso.
Perché vi ho voluto leggere il capitolo 30° di Deuteronomio? Vi ho voluto leggere questo testo perché qui si parla di deportazione, di nazioni presso le quali il popolo di Israele sarà disperso. Ecco quindi che la logica deuteronomista è una logica nella quale si ricorda al popolo che tutte le volte che si è allontanato da Dio e che ha perso di vista quella che era la sua identità, cioè di essere quella nazione santa, popolo eletto tra tutti gli altri, è finito disperso tra le genti. Ecco perché questo monito viene messo alla fine. Perché? Perché non ci si dimentichi di quella che è stata la sua storia. E qual è allora il monito che viene fuori dal libro della Torah intera, presa come 5 libri? Convertiti, ritorna. Questo termine è così importante per la lingua ebraica perché è il termine della vita umana che si rende conto che da sola si disperde e che ha un solo compito, quello di tornare al suo Signore. Dice, guardate il versetto 6 che avete sotto gli occhi, il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, perché tu ami il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e viva. È chiaro che qui dietro c'è un'idea precisa. È soltanto nel Signore e nella nostra fede in Yahweh che il nostro popolo avrà speranza di vivere ancora. Vi ho sottolineato questo aspetto così particolare perché quando noi leggiamo questi testi che sono così lontani da noi, abbiamo il dovere di renderli il più possibile attuali, quindi mentre li leggiamo e li rapportiamo alla loro vita, quando sono stati scritti, questi moniti arrivano fino ai giorni nostri, cioè vi è una consapevolezza in Israele che finché rimane nel patto che Dio ha stabilito con i padri, lui avrà terra e discendenza. Tutte le volte che Israele dimenticherà la fedeltà ai comandi di Dio e si allontanerà dall'amore verso il suo Signore, la sua storia sarà segnata da rovine, dispersione, eccetera, eccetera. Quindi vi è un'idea di un Dio che nella storia del suo popolo interviene tutte le volte che il popolo si riconosce come l'altra parte di un'alleanza di cui Dio ha fatto il primo passo e il popolo risponde. Quindi un Dio della storia che scrive dentro la storia, ma che se l'uomo non si ricorda l'importanza di questa storia, può nuovamente trovarsi nelle situazioni che lì sono già state comprese. È bellissimo perché questo testo, che potete tranquillamente leggere tutto il capitolo 30°, ha una chiave molto bella di grande speranza. È il versetto 8: tu ti convertirai. Obbedirai alla voce del Signore, metterai in pratica tutti questi comandi che oggi ti do. C'è un oggi storico nel quale Dio interviene con la sua legge, ma che si proietta sul futuro e dice: il Signore tuo Dio ti farà sovrabbondare di beni in ogni lavoro delle tue mani, nel frutto delle tue viscere, nel frutto del tuo bestiame e nel frutto del tuo suolo. Perché il Signore gioirà di nuovo per te, facendoti felice come gioiva per i tuoi padri. Questo
Quando obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti scritti in questo libro della legge, quando ti sarai convertito al Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima. Quindi abbiamo letto 5 libri corposi. Dio è intervenuto tante volte, ma il libro del Deuteronomio mette un punto fermo in fondo, quindi tutto quello che noi abbiamo letto viene ricompreso in una logica particolare. La conversione, cioè il tornare a Dio, è un'opera che non si conclude mai. L'uomo ha questo monito di non dimenticare la strada che è stata percorsa prima di arrivare lì. E come lo fa? Per gli autori di Pentateuco, seguendo la legge, ascoltando la parola del Signore. La legge è intesa come ciò che costitutivamente dentro il popolo ci richiama le persone alla loro dipendenza da Dio. Quando il popolo perde di vista la sua dipendenza da Dio e vuole fare da solo, si troverà nuovamente disperso e allora avrà bisogno di una nuova circoncisione del cuore. Bellissima questa espressione, che dice la circoncisione, dice l'appartenenza, dice il patto di sangue, un cuore che sia tutto di Dio. Ecco, il libro di Deuteronomio è un libro stupendo che ha questo sfondo che resta sotteso proprio perché c'è bisogno di tornare indietro e di fare questo sforzo di memoria per comprendere bene che cosa volesse Dio da noi. Bene, direi che quindi ci siamo a questo punto, certamente con grande gioia posso augurarvi una buona lettura di tutto il Pentateuco, perché ora avete qualche chiave in più per poter leggere questi testi e trarne quindi maggiore beneficio. Buona lettura quindi!